rappresentato un po' il brodo primordiale. Roberto Adda, titolare dell'azienda agricola La Cascinassa di Pavone Canavese, è una delle esperienze positive di innovazione in campo agricolo. In questa iniziativa oggi ad Aglie, con il Peter Graies Lab, avete anche dato una dimostrazione concreta dei vostri prodotti che ho visto molto apprezzati. Cosa significa essere innovanti, come dice l'acronimo del nostro progetto transfrontaliero, in questo settore specifico? Allora, non vuol dire sconvolgere completamente quello che si è sempre fatto, quella che è la tradizione. Infatti la nostra azienda comunque è un'azienda che nasce qua ed era già l'azienda dei miei nonni, l'abbiamo rilevata, abbiamo fatto delle modifiche, dei cambiamenti, però significa stare al passo coi tempi, quindi non continuare a produrre per produrre, ma produrre quello che chiede veramente il consumatore, quindi andare incontro a quelle che sono le richieste degli eventuali poi. E questo l'abbiamo fatto anche perché siamo stati all'estero sia io che mia sorella, e in questo modo abbiamo avuto modo di vedere un po' il mondo e le varie realtà che ci sono. Sicuramente più uno viaggia, più riesce ad avere una visione d'insieme che è diversa da quella che si trova a casa. Un progetto di cooperazione transfrontaliera come il Graies Lab può essere una scommessa per imprese come la vostra? Certo, sicuramente mettere insieme le competenze di tutti quanti, sia dalla parte italiana che dalla parte francese, e soprattutto mettere in rete e in comunicazione le varie attività, e non solo, ma mettere in comunicazione con la pubblica amministrazione, con le associazioni che lavorano sul territorio, è il miglior modo per proseguire su questa strada.